in 2 anni è cambiato tutto di nuovo, lo state notando anche dall'ascolto di queste piccole perle di, registrate dai musicisti fanesi. In 2 o 3 anni la musica andava avanti, cominciava ad attingere pesantemente da quello che succedeva nel mondo, ma meno male, perché altrimenti noi saremmo ancora ai valzer se non avessimo attinto alla grande palestra che ci veniva dall'America, dall'Inghilterra per forza, e nel nostro DNA di italiani, ve lo ricordo, questa musica per i musicisti era aria da respirare, perché noi, legati alla tradizione melodica e classica come formazione, sentire un altro tipo di musica completamente diversa da quella che sei tu, a noi musicisti ci è sempre affascinato tantissimo. Contemporaneamente, negli anni 60, è uscito fuori quest'altro genere musicale, il beat, e qui le case discografiche hanno creato la loro fortuna. Mentre parlo puoi mandare l'immagine, perché il beat sono poco alla volta. Qui a Faro si sono formati tantissimi gruppi beat che suonavano inizialmente i brani dei Beatles e poi... fermati qua. Questi sono i più noti. In realtà il fenomeno del beat è un fenomeno stranissimo, perché le case discografiche all'epoca hanno preso le più note canzoni americane e inglesi in testa nelle hit parade nei paesi rispettivi, hanno comprato i diritti di quelle canzoni, poi hanno assoldato una folta schiera di parolieri. Per primo, a capo di tutti, c'era Mogol, che ha cominciato a scrivere testi in italiano di brani che c'erano già, inglesi e americani, Senza luce dei Dick Dick. Vi dice qualcosa? Ecco, Senza luce dei Dick Dick è A Watershed of Pain del Procol Harum. I Procol Harum hanno venduto milioni di dischi in Inghilterra e anche altrove, e quando i Dick Dick hanno fatto Senza luce, hanno venduto milioni di luce, sì, ciao, milioni di dischi con Senza luce, e noi ragazzi non sapevamo assolutamente nemmeno chi fossero i Procol Harum. Per noi Senza luce era una canzone dei Dick Dick. Ecco, tutto il movimento beat italiano è fondato su questo semplicissimo motivo. Centinaia e centinaia di canzoni che sono nella nostra, nel nostro immaginario, nella nostra memoria storica di ognuno di voi, se me ne dite una, io forse riesco a dirvi anche chi era l'esecutore originario, ma tantissimi, Rita Pavone, Tatrin Martello, Caterina Caselli, non solo i gruppi beat, ma anche i cantanti italiani, sono riusciti a trovare un brano di Ornella Vanoni inciso da una giovanissima Ornella Vanoni, inciso nei primi anni 70, che non è il suo ma è dei Genesis. Una cosa assurda, veramente. Il fenomeno beat questo ha fatto fondamentalmente, e le case discografiche ci sono buttate a pesce, e anche da queste parti negli anni 60 erano in tantissimi quelli che giravano per le piccole città alla ricerca di qualcuno a cui far registrare un disco, perché in realtà i 45 giri se ne vendevano così tanti in Italia, con i primi mangiadischi, qualcuno di voi se ne ricorderà i mangiadischi, i jukebox, che serviva materiale, qualsiasi materiale, non era importante la qualità, era importante la quantità, perché poi le canzoni beat, i testi sono semplicissimi, la musica era già stata scritta, era già stata comperata in Inghilterra e in America, quindi non si rischiava nulla a far incidere un disco, che comunque costa un sacco di soldi far incidere un disco. Su questa falsa riga, vai avanti, scusami, devo accelerare un pochino, se no non faccio in tempo a finire. Ecco, fermo qui, eccolo Adriano Pedini, sedicenne con i tubi lungimiranti, il direttore artistico del Fano Jazz da tanti anni. Aveva 16 anni qua, vai.
Ecco, uno dei gruppi che è riuscito a incidere un disco in quell'epoca, non solo, ma ad avere un contratto con una casa discografica, incidendone due addirittura di dischi, due, i Tubi Lungimiranti. Questo disco è tra i 1000 dischi catalogati da un giornalista italiano, che adesso mi sfugge il nome, è l'amico di Arbore con le giacchettine, Dario Salvatori. Dario Salvatori ha scritto un libro dove ha catalogato le 1000 più note o più belle, secondo lui, canzoni italiane, beat, e ha messo anche questa canzone, Abbiamo paura dei topi. Signore. Strano, forte.